Ciao amici di Physique Nutrition, oggi voglio parlarvi delle maltodestrine che è stata una vostra richiesta e io cercherò di essere più specifico possibile per far capire che cosa sono e a che cosa servono. Le maltodestrine sono una miscela più o meno granulare. E ricavata da amido di mais, riso, patate e grano. Vengono prodotte attraverso una parziale idrolisi dell'amido, successivamente sottoposte all'azione degli acidi o enzimi, come l'alfa amilasi batterica per essere scomposti ulteriormente. La miscela contiene zuccheri o carboidrati più o meno complessi. Sono infatti costituite da molecole di glucosio legate tra loro, in catene e lunghezze variabili da 3 a 17. Cosa significa la destrosio equivalenza? La maltodestrina vengono classificate in base alla destrosio equivalenza, indicata con DE. Questo parametro indica il grado di idrolisi degli amidi, cioè in sostanza quanto è lunga la catena di glucosio. La destrosio equivalenza non è correlata all'indice glicemico. E cosa cambia quindi? Con il variare della DE, minore è la DE, maggiore è la lunghezza della catena di glucosio. Viceversa, una DE elevata e ottenuta con catene più corte. Queste variazioni sono tuttavia insignificanti in termini di indice glicemico per prevedere i tempi di assimilazione. Possono essere invece rilevanti ai fini del gusto, della dolcezza o della solubilità. Un alto valore di E corrisponde ad una miscela, ripeto, più dolce o maggiormente solubile. In quanto a indice glicemico, le maltodestrine, come tutti i prodotti derivati dall'idrolisi degli amidi, presentano un indice glicemico elevato, pari o superiore a quello del glucosio. Perché dobbiamo prendere le maltodestrine? Perché si utilizzano le maltodestrine? Questo potrebbe far pensare a qualcuno che sostituire le maltodestrine con acqua e glucosio sia la stessa cosa, ma non è così. Confrontando due bevande isocaloriche, le maltodestrine presentano un peso molecolare più elevato o più bassa osmolarità. Che significa tutto questo? Significa che vengono assorbite più velocemente del glucosio e le bevande contenenti zuccheri semplici invece risultano ipertoniche rispetto al plasma e il richiamo dell'acqua nell'intestino rallentando l'assorbimento. Quali sono i vantaggi nello sport? Sono indicate? Vari studi comunque hanno dimostrato che l'utilizzo delle maltodestrine possa ritardare l'insorgenza della fatica e aumentare la resistenza allo sforzo continuo, migliorando le prestazioni negli sport di resistenza. E di resistenza e di endurance. Quali sono? Bici, maratone, corse, sport da combattimento, tutto quello che è di durata. E quante maltodestrine assumere? Esistono varie formulazioni a base di maltodestrine, per cui è bene seguire il dosaggio riportato in etichetta.
In linea generale, le linee guida di riferimento ci indicano 50 e 80 grammi di maltodestrine per litro di acqua, creando quindi una soluzione del 5-8% delle maltodestrine. Partendo da questa soluzione è consigliato assumere 5-8 ml per chilo di peso corporeo prima dell'attività fisica e altri 2 ml per chilo di peso corporeo. Durante l'esercizio ad intervalli, 15-20 minuti circa. Solitamente le maltodestrine vengono consigliate quando l'esercizio fisico supera l'ora e mezza, non di meno, per il semplice motivo che potrebbero dare insorgenza a determinate situazioni intestinali, quanto riguarda diarrea o nausea. Perciò io vi consiglio a tutti di cominciare con un dosaggio molto blando e non provarlo, ovviamente, per chi fa competizioni, non provarle in competizione, in gara, ma provarle in allenamento. Non hanno effetti collaterali, ma soltanto l'effetto collaterale che può essere di correre ed andare al bagno e non star bene. Ecco. Spero di essere stato chiaro. Se volete farmi domande, se volete scrivermi o chiamarmi o a venirmi a trovare per qualche umile consiglio, sono qui a vostra disposizione. Vi dico: mangiate bene, allenatevi forte e buona giornata a tutti.